Il Comitato Giacomo Cis, in questa giornata meravigliosa, presenta, anzi riconsegna alla cittadinanza rivana, trentina, internazionale, riconsegna la Ponale rimessa a nuovo. Sostanzialmente sono state messe a posto, anzi rifatte tutte le staccionate, rimesse a nuovo tutte le staccionate, ben 900 metri staccionate, sono stati ricostruiti una serie di muretti, una serie di griglie, una serie di, insomma, è stata rimessa a posto l'intera sentiero del Ponale, maggiore attrazione turistica dell'Alto Garda, come ci testimonia il motore di ricerca TripAdvisor. Quindi è la maggiore attrazione che richiama dai 3 ai 400 mila visitatori all'anno. Quindi un gioiello unico che il Comitato Giacomo Cis cura dal punto di vista, diciamo così, della manutenzione ordinaria e ormai da ben 12 anni, anzi potremmo dire benissimo 20 anni. Ci sono ancora molte cose da fare, come ad esempio aprire la tagliata del Ponale, il forte austriaco interamente in roccia. Ci sarebbe da chiudere la vicenda dell'apertura della Gardesana, insomma, per farne la ciclabile del Garda come vuole il governo. Quindi grandi idee, grandi prospettive e grande giornata di riconsegna di questo sentiero. Il comune di Riva del Garda è sempre stato in prima fila nel finanziare, nel dare contributi a questa alla Ponale sostanzialmente. Poi sicuramente la comunità di Valle. Comunità di Valle ha fatto un bello sforzo ultimamente, la rete di riserve delle Alpi de Drensi, che è un consorzio, diciamo così, di 5 comuni con Ledro al centro, quindi tutta la Val di Ledro, e in Garda ha dato una mano dal punto di vista della nuova progettazione, quindi un bel incontro di enti e istituzioni che hanno dato una mano a questa cosa che, ripeto, è unica in Europa. Oggi presenteremo anche le nuove bacheche informative storiche e ambientali, sono ben 9, che troveranno, i visitatori troveranno lungo il percorso, e le inaugureremo l'8 maggio all'interno di Palazzi Aperti, che è il percorso dal Museo delle Palafitte al Museo di Riva, aperto a tutti, basta iscriversi al Museo di Riva. E un'altra notizia bellissima è che abbiamo vinto un premio degli alpini, del gruppo alpini di Azzano San Paolo, il premio IFMS, che è abbastanza insomma, prestigioso. Andremo a ritirarlo il 25 giugno in quel di Bergamo, e siamo arrivati a primi perché ci hanno premiato per la conservazione e la passione che dedichiamo alla Ponale e alla tagliata del Ponale in particolare.